mi rivolgo a tutti gli amanti della carne ben cotta. Ma voi, a mangiare la carne ben cotta? Ma come cavolo fate? Io non lo so. Amici di Bracciami Ancora, ma voi preferite la carne ben cotta o la carne appena scottata che quando la tagliate è cruda praticamente? Allora, io personalmente sono un grande fan della carne appena scottata, di quella che gli americani chiamano rare, ovvero sia crosticina esterna ben fatta e temperatura all'interno di circa 55 gradi. Ma mi sono accorto, ragazzi, che tantissima gente ama la carne un po' più cotta. Allora oggi siamo venuti qua al ristorante Dalina, Stimigliano, in provincia di Rieti, tra l'altro, apro parentesi, il miglior ristorante del Lazio del 2019 e del 2018, secondo noi ovviamente. Siamo venuti qua a fare una prova, a testare la stessa carne, a mangiarcela ben cotta e a mangiarcela cruda. Vediamo un po' quale sarà la differenza. Provo, ragazzi, oggi a spiegarvi perché a mio parere la carne al sangue, rare, sicuramente poco cotta, è gastronomicamente più intrigante rispetto a una carne ben cotta. E allora vi racconto la nostra giornata, che è iniziata quando Adelaide ci ha tagliato due bei bistecconi. Adelaide, direi che sei stata discretamente generosa, ok, ma va benissimo per il nostro assaggio, va benissimo. Ci mangiamo un entrecotte di manzetta prussiana, che è una carne molto intrigante, col giusto grado di marezzatura, non vedo l'ora di assaggiarmela. Mettiamo allora distanti anche le carni, sì, dai. Sì, vai. Prego, signore. Grazie, Adelaide. Questa, ragazzi, è la nostra bistecca cruda, come piace a me. Facciamo la misurazione, mi sono portato anche il termometro. Ragazzi, per essere rare, la temperatura interna deve essere di 55 gradi. In questo caso siamo a 54, quindi vabbè, possiamo dirci soddisfatti. Andiamo. Ah, il taglio mi piace, ragazzi. Intanto quell'altra, madonna, quell'altra sta cuocendo, cuocerà pure troppo secondo me. Vediamo un po'. Ah, eccola qua, ti è bella, bella cotta al sangue, bella rare. Assaggiamo, va. Guarda che bella, madonna che meraviglia, io quasi mi emoziono. Io ancora mi emoziono quando vedo la carne così. Sarà che io quando mangio la carne cruda così sento il sapore, sento tutti i succhi, sento gli umori, sento il sapore del grassetto, sento tutto praticamente. Sì, beh, bella cruda, buona. E mo, ragazzi, la voglio proprio mettere a confronto. Guardate poi che bella questa carne con tutte le striature di grasso, guardate che meraviglia, guardate. Ovviamente la cottura al sangue, ragazzi, non l'ha fatta nemmeno squagliare troppo queste striature di grasso. Buona. Buona, buona, buona. Nel frattempo guardate che bravi Michele e Adelaide, che spettacolo meraviglioso. Come la vedi quella bistecca, te la? Pronta? Malissimo. Male? Aspetta, sto curioso. A me non piace la carne ben cotta. Allora, fate un passo indietro, andiamo un po', misuriamo. Ok, vai. Ragazzi, 65 gradi, la possiamo togliere. Eccola qua, vai. Allora, questa è la nostra manzetta prussiana, che è praticamente stracotta, la temperatura interna ha superato i 60 gradi. Quindi stiamo proprio, sempre utilizzando la terminologia degli americani, siamo sempre well done, ben cotta. Allora, oh ragazzi, guardate che tristezza, mamma mia ragazzi, che tristezza, non è cotta, è stracotta,
Guardami. Abbiamo rovinato una carne strepitosa. Allora, guardate qua. Veramente d'accordo. Guardate qua, ragazzi. Questa è la nostra manzetta prussiana, praticamente al sangue, appena scottata. Era la temperatura interna era 50 gradi. Si sente il sapore del grasso, si sentono i succhi, si sente tutte le variazioni gustative della carne. E c'è un suo perché, è buona. Questa a temperatura interna superava abbondantemente i 63-64 gradi. A un certo punto l'ho tolta, non ce l'ho fatta. Stracotta, stracotta, è diventata dura come un sercio, dura come un sercio. Fibrosa. I succhi sono andati via. È come se stessi masticando un sacco di juta, un sacco di patate. Ci avete presente un sacco di patate? Mettetevelo in bocca, ecco, quella è la sensazione che avete in bocca. Ora, partendo dal presupposto che De Gustibus non disputando un best e che i gusti sono, diciamo, valutazioni soggettive, bisogna però distinguere la valutazione soggettiva da un criterio oggettivo. Cioè, santo cielo, qui io su quella poco cotta, su quella al sangue ci sento i succhi, su quell'altra i succhi non ce li sento. Su quella poco cotta la carne è tenera, sa di carne, quell'altra sa di stoppa, sa di sacco di juta. Mi rivolgo a tutti gli amanti della carne ben cotta, ma voi a mangiare la carne ben cotta, ma come cavolo fate? Io non lo so, però magari spiegatemelo, ragazzi, scrivetemi perché tra la carne cruda, cioè no, tra la carne cruda, tra la carne al sangue, la carne ben cotta, preferite la carne ben cotta? Spiegatemelo nei commenti, ditemi perché vi piace la carne ben cotta. Proseguiamo il nostro assaggio. Facciamo così, guarda, facciamo un assaggio solo sul grasso. Allora, questo è il grasso della nostra carne praticamente al sangue. Ha la consistenza di un, che ne so, ha una consistenza di un chewing gum setoso. Va giù in bocca che è una meraviglia. Assaggiamo il grasso della carne ben cotta. Ah, anche questo ha perso di elasticità, di morbidezza, di sapore. Niente, ragazzi, allora io penso che adesso si può terminare questo nostro confronto. Nel frattempo guarda che meraviglia, guarda che sta facendo. Buona. Ah, vedo. Io andrei a fare delle conclusioni. Allora, partendo dal presupposto che la gradazione di temperatura interna che decide il grado di cottura, quindi attenzione, la carne la potete mangiare al sangue purché la temperatura interna abbia superato i 52-53, molti indicano 55 gradi come la temperatura perfetta per una bistecca al sangue, alcuni però la mangiano anche a temperature più basse, però poi c'è il rischio davvero di mangiare la carne fredda. E poi via via la carne può aumentare di temperatura, qui alla fine l'avamo raggiunto intorno ai 65 gradi, c'è chi la porta anche a 70 gradi, ma per me, ripeto, valutazione assolutamente soggettiva e personale, per me è come commettere un omicidio, portare questi tipi di carne oltre un certo tipo di gradazione. Consiglio 55 gradi, se poi ragazzi proprio non potete, non ce la fate a mangiarla così al sangue, così cruda, ragazzi, fatela portare media, ma non eccessivamente cotta. Credo di avervi detto tutto. Se volete venite a trovare gli amici Michele e Adelaide qui al ristorante Italiano a Stimigliano, hanno tanto spazio, si stanno organizzando in maniera estremamente professionale e responsabile. Questo è tutto, ragazzi, un abbraccio e che l'abbraccio sia con voi. Ciao! Non ho detto una cosa, ragazzi, scusate, mi prendo la mia carne cotta al sangue, mi la mangio e con tutto il cuore dico portarci quanto è buona. Ciao!
Amici di Braciami Ancora, questo è un Ophir, è un meraviglioso braciere, come vedete è bellissimo, circolare, molto molto particolare ma anche molto performante. Se lo volete acquistare andate nel link in descrizione, codice acquisto Braciami Ancora, mi fanno anche lo sconto di 100 euro. Guardate qua, ok?